Mister Pisano, una sconfitta qui a Staletti per 2-0, una gara molto combattuta, un primo tempo giocato soprattutto tra la nebbia in condizioni non facili. Cosa non è andato oggi contro questo Staletti? Diciamo che il primo tempo abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, sarà perché stavamo aspettando di sapere se si poteva giocare o no, poi le avverse condizioni climatiche, siamo entrati un po' giù. Loro contro una buona squadra e abbiamo sofferto, sono andati in vantaggio i primi 20 minuti, abbiamo sofferto, abbiamo dovuto cambiare impostazione di gioco, poi comunque tutto sommato grosse occasioni si è giocato normalmente, pure in 10 l'arbitro come al solito non ci capiscono niente, vengono, rovinano partite, espulsioni, in 10 abbiamo cercato lo stesso di giocare, di fare la figura nostra contro una buona squadra, rischiando poco. Il rammarico mio è soprattutto l'espulsione sia di Fossella, Costantino e Maio, quello che mi preoccupa di più, perché noi numericamente ci siamo poche, togliendo tre pedine fondamentali, quando domenica c'è uno scontro diretto, però è andato. Vittoria dello Staletti contro il Chiaravalle per 2-0, siamo con mister Parentela. Una vittoria meritata sicuramente per la sua squadra, che è stata una partita molto combattuta contro un avversario alla ricerca di punti salvezza, giocata in condizioni ambientali anche non facili. Sì, è stata sicuramente una grande vittoria, perché ho visto la nostra squadra veramente matura, una squadra che ha lavorato bene in settimana, sta lavorando benissimo da dicembre, quando poi ci siamo ricompattati, sta ottenendo dei risultati, perché alla fine il lavoro paga sempre. Ero abbastanza sereno prima di questa partita, perché la squadra in settimana aveva assorbito bene la sconfitta di Taverna, aveva lavorato benissimo e quindi ero sicuro che i ragazzi avrebbero risposto alla grande, e così è stata. Quindi è stata veramente una grande vittoria, la quinta vittoria nelle ultime 6 partite, e quindi ci allontaniamo quasi definitivamente dalla zona calda, ci avviciniamo un po' nella zona un po' alta, però come dico sempre, là davanti stanno andando troppo forti, quindi è un po' difficile raggiungerli, però è un'altra partita che fa punti, fa morale, noi continueremo a lavorare per vincere tutte le partite. Con questi 3 punti lo Staletti sale al 6° posto, sabato prossimo una gara sul campo della penultima in classifica, il Soverato d'Avoli, sicuramente la sua squadra andrà come su ogni campo per ottenere i 3 punti. Sì, quello è sicuro, noi come sempre cercheremo sempre di andare a vincere la partita, però non pensiamo che il Soverato è penultimo in classifica, perché l'ho vista nelle ultime partite, sta facendo bene, sta vendendo cara la pelle, quindi una squadra totalmente riformata, quindi non sarà sicuramente una partita facile, come non lo è nessuno in questo girone, soprattutto nel girone di ritorno, però noi proveremo a fare la partita e andare a vincere anche là, poi se vinceranno loro stringeremo la mano, perché poi la nostra mentalità è sempre quella di giocare a calcio, non fare casini, non lamentarsi con l'arbitro, perché alla fine è il gioco del calcio, e quindi bisogna veramente pensare che deve essere una festa, deve essere un divertimento quello di scendere in campo e divertirci per questo sport.